Carissima figliola, il celeste bambino sia sempre in mezzo al tuo cuore. Lo regga, lo illumini, lo vivifichi, lo trasformi nella sua eterna carità. Ecco l'augurio affettuoso e sincero che ti ho inviato di lontano nel giorno del Santo Natale. Ecco pure il voto cordialissimo che feci per te in quel giorno e che lo andrò sempre ripetendo dinanzi a Gesù assiduamente. Accetta dunque questo mio voto ed augurio insieme con la più bella espressione del cuore di chi sinceramente ti ama con paterna tenerezza davanti a Gesù. Non debbo poi far passare il primo mese dell'anno senza portare, o mia carissima figliola, alla tua anima il saluto della mia ed assicurarti sempre più dell'affetto che il mio cuore nutre per il tuo, al quale non cesso mai di desiderargli ogni sorta di benedizione e di felicità spirituale. Ma mia buona figliola, cotesto tuo povero cuore io te lo raccomando vivamente. Abbi cura di renderlo di giorno in giorno grato sempre più al nostro dolcissimo Salvatore e fare in modo che il presente anno sia più fertile di quello scorso in buone opere, già che a misura che gli anni scorrono e che l'eternità si appressa, bisogna raddoppiare il coraggio ed innalzare il nostro spirito a Dio, servendolo con maggior diligenza in tutto ciò che la nostra vocazione e professione cristiana ci obbliga. Questo soltanto, figliola, e né un'altra cosa può renderci grati a Dio, può farci uscire liberi dal non rimaner travolti e vinti dal gran mondo, che non è di Dio, e da tutti gli altri nostri nemici. Questo soltanto dunque può farci pervenire al porto di eterna salvezza. Vorrei dirti ancora di più, ma rimandiamo il tutto a tempi migliori. Saluto ed auguro il buon Capodanno a Giovannina e benedicendoti di cuore mi raccomando alle tue preghiere che lo stesso fo io sempre per te. Padre Pio Cappuccino. Siamo in un periodo di pandemia e purtroppo abbiamo dovuto cambiare i nostri costumi. Così a Natale per gli auguri avremo il volto coperto da una mascherina e non potremo stringerci le mani, ci dovremo limitare a guardarci negli occhi. È un limite? Non lo so. Forse quando gli auguri vanno oltre il sorriso convenzionale e la stretta di mano, che spesso è tutto fuorché una stretta affettuosa, se gli occhi che si guardano scintillano, ci si accorge subito che il nostro interlocutore desidera veramente qualcosa di bello per noi. Accade qualcosa del genere leggendo quello che Padre Pio scrive tra il Natale 1917 e il Capodanno 1918 a Lucia Fiorentino, nella lettera che abbiamo appena ascoltato. Lucia è una delle prime figlie spirituali che lo seguirono a San Giovanni Rotondo. Padre Pio, lo abbiamo sentito, non augura solo qualcosa di bello, ma ci mette del suo. Vuole condividere quel mistero che sta vivendo e contemplando in quei giorni. Il celeste bambino scrive «Sia sempre in mezzo al tuo cuore, lo regga, lo illumini, lo vivifichi, lo trasformi nella sua eterna carità». Lucia è quasi coetanea di Padre Pio. È nata a San Giovanni Rotondo nel 1889, 2 anni dopo di lui. Molto giovane diventa terziaria francescana. Ed è lei che alcuni anni prima del ritorno dei frati cappuccini ha una visione. Nell'atrio del convento vede un albero di smisurata grandezza e sente una voce che le annuncia: «Questo è il simbolo di un'anima che ora è lontana e verrà qui. Farà tanto bene in questo paese». Sin dai primi mesi della sua permanenza a San Giovanni Rotondo, Padre Pio accoglie Lucia come figlia spirituale
e a poco più di 2 anni dal suo arrivo, ci accorgiamo che tra loro è nata una vera e propria condivisione del mistero di Gesù. Il frate non le augura genericamente il bene, ma che Lucia possa sperimentare il suo stesso bene, quell'amore di Gesù che può trasformare i cuori. In occasione delle feste onomastiche, come anche nelle varie circostanze dell'anno, Natale, Pasqua, Capodanno, Padre Pio non manca mai di ricordarsi dei suoi direttori spirituali e spesso anche delle proprie figlie spirituali, particolarmente quelle della prima ora. I suoi auguri sono sempre pieni di premura, anche per quella serenità e quella felicità che devono accompagnare la nostra vita. In particolare, però, si sofferma sul mondo spirituale, non perde mai di vista quella che è la nostra naturale vocazione, al punto che emerge dai suoi auguri quella costante tensione verso il cielo che caratterizza tutta la sua vita. Potrebbe apparire strano, ma proprio i saluti augurali di Padre Pio rivelano quel profondo equilibrio che ha sempre caratterizzato la sua esistenza. La capacità di non essere banale anche nelle piccole cose è segno evidente che nel proprio modo di essere e di agire tutto è al suo posto. La vita di preghiera, il costante riferimento alla volontà di Dio, il desiderio di essere sempre lì, pronto ad incontrarlo, ma anche la gioia profonda del cammino con i propri fratelli e le proprie sorelle sono l'espressione di questo equilibrio. La Chiesa, spiega Papa Francesco, nella sua verità più profonda è comunione con Dio, familiarità con Dio, comunione di amore con Cristo e con il Padre nello Spirito Santo, che si prolunga in una comunione fraterna. Questa relazione tra Gesù e il Padre è la matrice del legame tra noi cristiani. Se siamo intimamente inseriti in questa matrice, in questa fornace ardente di amore, allora possiamo diventare veramente un cuore solo e un'anima sola tra di noi, perché l'amore di Dio brucia i nostri egoismi, i nostri pregiudizi, le nostre divisioni interiori ed esterne. L'amore di Dio brucia anche i nostri peccati. C'è un libro poco conosciuto di Mario Pomilio, intitolato L'uccello nella cupola, in cui si parla di un sacerdote che era integerrimo, bravissimo nel discernere il bene dal male, ma con la paura addosso di incrociare la gente, di stare in mezzo a loro, di sentirsi mettere in crisi dalle loro domande. A volte, lo dobbiamo riconoscere, noi sacerdoti diamo l'impressione di essere uccelli prigionieri della nostra cupola, avvolti in un personaggio che sembra non permetterci di andare oltre parole e riflessioni imparate sui banchi della teologia. Spesso siamo sterili ascoltatori delle sofferenze degli altri. La regola vale non solo per noi sacerdoti, ma un po' per tutti. Imparare ad ascoltare le ragioni dell'altro è come tirare fuori tante cose da una borsa fin quando troviamo quello che cerchiamo. Quel bisogno di Dio scritto in ognuno di noi, un bisogno spesso confuso e inconsapevole, emergerà soltanto se avremo la capacità di condividere un tempo e un desiderio più grande di quello che ci lega ordinariamente agli altri. Padre Pio c'è maestro nel condividere le attese e i problemi di chi gli scrive, fa sentire da vicino il suo affetto, ma poi delicatamente cerca di coinvolgere chi si rivolge a lui in un ascolto più profondo. Scrive alle figlie spirituali: siate come piccole api spirituali, le quali non portano nel loro alveare che miete e cera. La vostra casa, mie brave figliole, sia tutta piena di dolcezza, di pace, di concordia, di umiltà e di pietà per la vostra conversazione, che sia tutta celeste.
Nel silenzio di questi giorni, nella distanza fisica tra noi, nella ricerca di comprensione ed aiuto, possiamo essere piccole api che condividono tante cose gioiose e tristi tra le mura domestiche. Piccole api che producono il miele, che nel loro affetto si consumano per la propria famiglia, ma anche che sanno produrre quella cera che è il desiderio di condividere qualcosa che dentro di noi ci fa essere felici, quella voglia di volare in alto e di gustare la bellezza del cielo. Dice il Salmo, egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i suoi passi. Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra il tuo piede. La nostra riflessione si conclude qui. Ci rivedremo la prossima settimana per la prima catechesi del mese di dicembre dedicata ai gruppi di preghiera. Vi ricordo che questo programma va in onda ogni sabato alle 19:30 e in replica la domenica alle 9:30 e il lunedì alle 14:15. Pace e bene a tutti.